Come contenta Gera? Vedete? Buono, ma l'hai mai mangiato? No, no, prima volta. Questo qua sono tipo di gnocchi fatti con la farina di riso. E sono coreani. Buon, Gea è felice. È magia. C'era tanto acido, ma meno. Piaceva tanto. Adesso io lo faccio. Canale che vende, Juan. Questo canale dove vendono? Cosa vendono? Questo giornale. Ah, telegiornale. Come uno, due, come voi, italiano. Salutare! Sawadika Gemma Gera. Vani Korea. Gera Gemma. วันนี้เราเมนูโคเรียนะคะทุกคนค่ะแล้วคุณย่าด้วยนี่มาแล้วมันทำหมูสงสัยมั้ยจ้าเจ้านอนน่ะมาครบอ้าวเจ้าอืมสิเดี๋ยวมันจะมีชิ้นโตเลยเร็วเดี๋ยวมาบัดเดี๋ยวมาประบัดใส่นู่นให้ปวดเลยปวดหมดอีกทีแล้วก็จะชิ้นกว่าอีกทีนะอันนี้ก็ยังกว่าเหมือนกันค่ะก็ arrivata la macchina, chi sta giù? Ah, mi bene? Dove sta qua? Là, tu, dove sta bella? Mamma mia, è oro? Aspetta a quella che sto qui. Comunque è andata da per il giro. Ma che sei morta? Per i brugoli. Ma che l'ha detto? Ora proviamo lui. Mi ne vado a vedere le creme. Le creme? Speriamo che risolviamo. Sì. Ok, adesso si va in basso di sopra della volta. No, non era scherzo, non era. Ma non ti ha fatto fare le mie macchine qui, nel campo, quello che qua. No, vabbè. Alla fine io diciamo, voleva sapere quel fatto del leopardo. Ma non è andato così. Mangiamo il mio. Questo qua no, è un'altra cosa. Si mette con pacchetta. Con pacchetta. E questo è un bambino. E poi andate da un altro. Con cucchiaio? Zuppa. Zuppa. Ma che zuppa? No. Tagliare. Buon appetito. Buon appetito. Tagliare? Ma a volte la si mangiava questa? No, è zuppa questa. Solo zuppa. Questa era come i gnocchi. Guardi. Come momido. Gigante. Buonissimo. Questa è la panda. Quella come i gnocchi dritto. Come piccante, guarda, io l'ho visto che lo mettevi piccante. No, la dallo stesso, vedo che dallo sarei qua. Chiara, che cosa ci hai chiesto prima al massimo? Dove passa giù a scuola? Ah, sì, io l'ho chiesto, dove passa giù a scuola? Rispondi. Cattivo. No. Rispondi. Ho fatto bravo. E poi? Bravo. Ho fatto italiano e cinese. E così non lo dico. E tu cosa ti chiedi? Quando hai finito la chiesa? Io quando andavo a scuola, mamma mia. Ma è finita, guarda. Ok. Mamma mi chiedeva, come è andata a scuola? Bene. Che fatto? Eccola qua! Mettili qua! Buonissimo! Buonissimo! Che anche la mozzarella, quando noi non finito, domani io si mette nella lasagna. E questo è un minuto, non è grande quantità.
No, per me tutte le cose proprio verso il basso. Me l'ho preso i gombrilli pelati là. Le sono buoni. Ma tipo che... Ah, ma ho capito chi può essere. Quello tipo vicino ai padiglioni. Ho capito. Infatti, io quando andavo a scuola là, quello pure potrebbe venire uno che vende là. Quello dell'angolo. No, è quello che sta vicino alla farmacia. Sempre vicino ai padiglioni. Ah boh, però secondo me pure quell'altro è importante. È fallito. È fallito? Che cavolo. Ma sapete che è fallito più? Sto dimmi tanto più tempo. La pizzeria Pantaleone, che non c'è nei padiglioni. Lo conosco proprio. Dove lavorava Mario. Bravo. Ma perché la pizzeria? Che normalmente vanno tutti buoni. Ma perché manca in sorella può guardare? No, quella qui la suppa piccante. Ma quella è piccante, guarda. No, se metti questo un poco poco. Un poco poco. C'è anche la mozzarella, io comparto. Ciao! Non mi ricordo che c'era anche un certo peperoncino, tuo padre era super piccante. Oh, male pangione, una. Bugiata, pangione, tanto, una là. Che ma ti ho dato, ricordi? Quello è piccantissimo. Io mangerei mette in nuovo, tre volte, mamma insalata. È come acqua, succa, si gioia. È troppo. Io metto ancora, quando ho finito sopra e metti ancora tre volte. Bucciato. Per forza. Come? L'unico peperoncino che non mangia subito la verdura. Allora Lello, se tu ti mangi questo oso qua, dopo puzzi. Questo peperoncino? Perché c'è l'aglio? O cosa c'è? Piccante, quella. No, Anna, che cosa ci sta dietro? Aglio, cipolla. Aglio e cipolla. No, io. Ma per piacere. Lello, ma tu lo sai che quando... Ma per questo qua invece no. Però ci stanno per esempio alcune cose che... Perché quando mette l'aglio in polvere? Vero, guarda. Eh? Aglio in polvere. No, oh. Questo aglio schiacciato. Aglio fresco. Aglio schiacciato, hai capito? Che così non lei non lo fa mangiare e non ce ne rendiamo conto. Quello però fa bene. Lo so che va bene, però poi dopo lo sai che cosa, cioè proprio il fiato puzza, è vero? Sì, si ecce, sì, dentro. Quando noi così si ecce, tanto. Oh, ma la chia com'è? Quella avete preso a metano, al gas? Sì, sì. È già la falangia. Ma secondo me non lo so se convengono queste macchine a gas, vi dico la verità. Ma io sono notte benissimo adesso. Bellissima comunque. Ci abbassano preso e si indietro. Ti hai visto automatico? No, questo è cambio manuale. Ti è piaciuta comunque come macchina. E già qui l'avete provato? Non è andato. Perché? Perché non arrivano sul telefono, infatti però ho visto un video su YouTube stamattina, solo che non ho avuto tempo di provarci in dopo. Ma quello se il caffè tipicamente 99% delle volte funziona solo col capo. Col capo deve funzionare. Vedete, c'è una sola presa USB dentro la macchina che abita per il caffè. Ho comprato pure il filo originale. Della, perché le sai che cosa capita? Ma per quando le tocca? Fatta il bicchiere. Papà, papà. No, le sai cosa capita, Lello? No. Attacca il telefono e poi è come se il filo fosse rotto, non dà la carica, capito? Come no? La carica la dà. Però visto che si interrompe. Ma tu hai messo CarPlay sul tuo iPhone quando l'hai provato? No. Quanto? Però l'hai messo. Manco funzionare. Manco funzionare. Io ho messo che carica.